Ok, abbiamo 72 spatole e vogliono 40.000 per entrare là dentro. Andiamo nella foresta delle alghe a questo punto. Questa è la foresta delle alghe. Un posto interessante e dalle molte attrazioni. Per chi non si smarrisce senza speranza di uscire. Ma questo è il livello per caso dove incontriamo l'orso dell'episodio con Patrick e Squiggy? Kaboom! Lo so. Li ho già incontrati purtroppo, sti simpaticoni. Vabbè. Cosa ha fatto? Aia! Ma perché l'alga mi fa male? Vabbè, proseguiamo. Andiamo a vedere dove finiamo. Dunque. Dobbiamo vedere. Lì c'è un calzino. Lì delle mutande. Lì sono monete. Ok, quindi. Bulinga più non posso. Perfetto. Allora. Dobbiamo arrivare là sopra. Come ci arrivo? Non lo so. Allora, dobbiamo salire qua sopra. Per un attimo ci ho sperato, onesto. Ok, guarda che. Ci arrivi. Non so come ci sono arrivato, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, no, credo che per arrivare là sopra ci voglia Patrick, forse. No, Patrick verrebbe sparato da quella parte. Allora, che dobbiamo saltare su questi, credo che sia l'opzione ormai giusta. Perfetto. Mi sento una spugna nuova. Ecco, fatto. Non cadere. Ecco qua, a posto. Il calzino ce l'abbiamo. Vediamo se la signora Puffo vuole Patrick o va bene SpongeBob. Salve, signora Puff. Non mi dica che oggi la lezione di guida si terrà qui? Direi proprio di no. No, SpongeBob. Perché lo chiedi? Pensi che la faremmo qui solo per nasconderci da te? Sciocchino. Sto solo raccogliendo ramoscelli per l'inverno. Certo, come no. Sì, esatto. Wow! Posso aiutare? Ho un distintivo al merito in raccolta di ramoscelli. In realtà avrei un altro favore da chiederti. Quei robot hanno spaventato gli studenti, volevo dire i campeggiatori, facendoli scappare nella foresta. Qualcuno deve ritrovarli prima che arrivi il guardaboschi. Li troverò io per lei, signora Puff. Parola di spugna. Grazie. D'accordo. SpongeBob, salvali tutti e avrai una bellissima ricompensa. Una patente? Allora, ma qual è la differenza? Che è successo? Scusami, questi erano i cosi per cambiarsi, no? Vabbè, guarda. Non faccio neanche troppe domande, va bene così. Il campeggiatore che ho preso prima vale lo stesso? O devo ritrovarlo? No, è sempre lui. D'accordo, questo era il primo campeggiatore. Là ce n'è un altro, dobbiamo premere i bottoni. Non sono sicuro se ci serva SpongeBob o Patrick, però. Io intanto faccio un po' l'acab e salto in punti totalmente a caso. Ok, niente calzini, solo mutande. Lì c'è un altro bottone, qui c'è il salterino. Vediamo. Ok, ci ha alzato il livello di salto. Eccoci qua, qui c'è di nuovo il campeggiatore. Andiamo a prenderlo. E il campeggiatore numero 2 ce l'abbiamo. Dunque, il terzo campeggiatore credo sia di là per forza. Però lì c'è un bottone. C'è un bottone da colpire con un missile che credo si attiverà con quella pedana. Per fortuna sti qua quando sono in pochi non sono un problema. Il punto era la missione della volta scorsa con tutti i robot attorno. Mamma mia, il cerchio di fuoco, è questo, è quello, è quello. Non vedo altri campeggiatori però. Era da un po' che non lo vedevamo l'amico qui, eh. Kaboom. Lo so, è esattamente quello che speravo sarebbe successo. Preso. Molto divertente la cosa. Comunque, eccola lì una campeggiatrice. E lì c'è il blocco di ghiaccio, il che vuol dire che ci sarà un oggetto da prendere con Patrick. Grazie e tac. Oh, ma guarda, un bottone. Chi l'avrebbe mai detto? Vai. Largo! E colpisci. Kaboom! No, troppo in basso. Preso.
Ha già andata quella, mi spiace. Come sempre faccio cose che il gioco probabilmente neanche si immaginava. Qui siamo già alla spatola. Ta-dan! Che poi magari arrivare qui era il modo più semplice possibile. Io mi sono complicato la vita, Penso proprio che non fosse difficile arrivare qui, Ecco qua. Ora ci manca la campeggiatrice là sopra. Adoro scartare i regali. Ma là sopra noi come ci arriviamo? Forse ci serve Patrick. Onestamente sta zona è così strana che faccio fatica a capire dove dobbiamo andare. Che già che ci siamo andiamo a prendere il cubo di ghiaccio. Dov'è che era? Eccolo lì il cubo di ghiaccio. Ci arriviamo? Sì che ci arriviamo. Credo che andare di qua vada benissimo se non fosse che... Ecco fatto, vai. Corri. Corri Patrizio. Eccolo qua il calzino. Grazie. C'è per caso qualcos'altro che devo prendere? Non credo. D'accordo, credo che non ci sia più nulla da fare qui. Credo che dobbiamo andare nella prossima area per prendere gli altri. Ah no, c'è un bottone, aspetta. Ah però aspetta, ah ecco. Sono scemo io. Preso. Ok. Quindi ora che abbiamo attivato il bottone possiamo prendere Patrick. Ecco qua. Prendiamo... No, ho sbagliato. Prendiamo questo. Va bene, non c'era neanche bisogno di fare tutta sta pantomima, però. Ecco, calmo. Vai, 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 vai. Ok, checkpoint ottenuto. Quel cocomero a cosa ci serve a noi? Onestamente non lo so. Credo che servisse per questa pedana. Vabbè, io proseguo. Con o senza il... cocomero. Che in realtà credo... No, dove mi ha lanciato? Quindi quella lì grossa ci rimanda indietro. Quindi... Ecco. No, calmo. Dicevo, quindi dobbiamo lanciarlo da qualche parte. Ah, cavolo, buona fortuna. Devi prenderlo nella posizione giusta qua. Ma non è che ci arrivo anche solo saltando. Wow, che programmazione, signori. Ancora, ancora. Missione compiuta. D'accordo, penso di aver trovato tutta la gente che c'era in questa zona. Credo che possiamo andare alla prossima. Oddio, che succede? Patrick, Patrick. Ok, sì, penso che dovevamo per forza continuare se vogliamo trovare gli altri campeggiatori. Eccolo lì, infatti c'è una... spatola d'oro. Qui c'è un alieno. Ok, aspetta. Eccoci qua. Vediamo che cosa nascondono queste zone. Dove credi di scappare? Che poi Patrick è spaventatissimo, ma intanto gli tira ste spanciate e lui crepa. Eccolo qui un altro campeggiatore. Fatto, siamo a 4. Poi non sono neanche sicuro di aver fatto la cosa giusta. Preso. Io intanto proseguo, Sia mai che in realtà... calvo. Stiamo facendo tutto nel modo corretto e ancora non lo sappiamo. Ecco qua. Signor Crab, che cosa servono questi? Mi sono passati i dolori alla schiena. Ecco fatto. Posso tornare indietro? No. Ok. Salve, quindi, Mr. Crab. Ok, pensavo di servisse SpongeBob. Oi là, Patrick. Voglio rimettere 3 tichi di pietra su questo piedistallo in modo da raggiungere la grotta delle alghe oltre quel ponte. Forse laggiù troverò nuovi clienti. Certo, come no. Ho visto 3 tichi da queste parti. Posso provarci io? Certo, perché no? Voglio farmi una bella risata. Se ci riesci ti darò una spatola d'oro. Come no? Mamma, Mr. Crab, farò il possibile. Allora, tichi di pietra, Prima di fare i tichi, allora, io... Oh no, pensavo mi avrebbe rimbalzato più in alto. Voglio proseguire e cercare gli altri campeggiatori dispersi. Ecco qua, grazie. Allora, che cosa abbiamo? Questo posso prenderlo? No, cavolo, troppo vicino. Prendilo.
preso, perfetto. Allora, 2600 monete per aprire questo percorso. Questo percorso che cosa ci sblocca? Un amo, quindi ci serve SpongeBob, d'accordo. D'accordo, torneremo. Altro campeggiatore. E siamo a 5. È di quelli che scoppiano. Ce ne manca uno solo. Non sembrano della misura giusta. Dentro c'è sempre un regalo. Vabbè, io intanto proseguo da questa parte. Vediamo dove finiamo. Cavolo, pensavo di arrivarci lì. Dicevamo, allora, andiamo da questa parte. Fammi indovinare. Preso. Perché in realtà potevamo anche andare direttamente a panciate, che comunque lo prendavamo, eh. Ad esempio, non so se la panciata in realtà l'ha killato con un colpo direttamente oppure è stato letteralmente scriptato il fatto che moriva comunque. Allora, qua ci serve SpongeBob. Ma sono solo monete? Perché sono solo monete, non ne vale neanche la pena. Mamma mia, stavo per cadere. Allora, calmo. Vediamo se c'è l'ultimo campeggiatore. Non lo so, però c'è un calzino, quindi stavo cadendo. Questa roba è mia! Perfetto. Eccoci qua. Dove cavolo sarà l'ultimo campeggiatore? Non è che posso... No? No, direi proprio di no. Però almeno i soldi li ho presi. Ah, lì c'è la spatola d'oro. E come ci arrivo? Fermi un attimo. Mi sono buttato in acqua per sbaglio. Non penso che il campeggiatore sia qui, però dobbiamo comunque controllare che cosa c'era. Penso solo le monete a questo punto. Fatto sta che lì c'è il coso di ghiaccio. Dunque, qua serve SpongeBob. E ormai questo è sicuro. Infatti, guarda caso, lì c'è il coso per cambiare personaggio. Ecco qua. Grazie. Lanciamo il Tiki. Vediamo se ci arriva. Ok, perlomeno non si è distrutto. Ah, no, mi rimette il Tiki. Ah, allora... Vabbè, questo è fatto. La vera domanda è: la gabbietta, come la rompiamo? Seconda domanda, che cosa c'è con il lago ghiacciato? Non lo so, però ho trovato questo. No, Patrick, poverello. Che succede? Qualcuno lo salvi. C'è il bottone. Ho capito, ho capito. Il punto è che non so come tornare indietro. Vabbè, proseguiamo. Il modo per aprirlo lo troviamo, dai. Spero. Allora, un Tiki a posto. Due Tiki. Duro come la roccia. Ecco qui, dov'è l'ultimo? Mi scusi, Mr. Krab, vedrai che ce la farai, figliolo. A rigor di logica, penso da questa parte. No, non è quello là. Però forse da questa parte. Oh, forse quello è il bottone. Allora, aspetta. È di quelli che scoppiano. No, contro il muro. Preso. Ok, no. Non c'era un bottone. C'era solo una terra che attiva. Ok, perfetto. No, è a tempo. Corri. Corri, Patrizio. Ci sono due timer per qualche motivo. Oddio, in realtà adesso ho il motivo, solo che, sai. Eccomi, 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 eccomi. Ecco. Preso. Adesso si chiude su di me, rimango chiuso qua dentro e non esco più. Beh, prima non sapevamo dove dovevamo andare, almeno ora lo sappiamo. Ecco qua, a posto. Quindi, ecco fatto. Vediamo se il bottone che ci avevano indicato... Oh, è da questa parte. No, non era questo. Questo l'avevamo già fatto. Ste zone qua dove puoi girare dove cacchio vuoi alla fine sono le più confusionari. Allora, quindi qua abbiamo il Tiki. Il problema è che penso che per fare il giro giusto puoi farlo solo saltellando. Allora, di qua torniamo indietro. Almeno quello lo sappiamo ora.
Quindi sto tiki ce lo dobbiamo portare dietro, apposta. No, ti prego. Vuol dire che se sono morti sono ritornati i tiki nei punti originali, di nuovo. L'unica cosa positiva è che la scatola almeno è attiva. Ok, cacchio. No, e come ci arrivo lì, scusami? Ok, a logica il bottone è quello lì, per forza. Altri non ce ne sono. La vera domanda è... Ci arrivo. Quanti ne devo prendere? Così va meglio. Quindi... Finalmente, cacchio. E c'è anche un calzino, pensa un po'. Che culo. Oh, che bel tesoro. Che bel tesoro, aspetta. Che ora ci penso io qua. E il fatto è che ancora mi manca un... uno dei campeggiatori. Ok, finalmente. Calmo. Ci arriva, perfetto. Siamo arrivati. Tan ta ta tan. Dov'è la pianta? Eccola qui. Oh, mamma mia, finalmente. Mr. Crab mi dia un premio. Bravo, figliolo. La prossima volta che dovrò racimolare clienti per il Krusty Krab, ti farò un fischio. Ah, beh, certo. Che bisogno c'è di recintare i clienti? Ah, sei un tipo strano, Patrick. vabbè, oh. Ma... Bravo, figliolo. La mia spatola? È quella là, quindi? Oh, quindi neanche la soddisfazione di avere un premio vero? Cioè, l'unico premio era un premio che, volendo, se fossi riuscito a buggarmi, sarei riuscito comunque a prendere. Vabbè, oh. Accontentiamoci, perché è rare umanum est, giusto? La smutandata definitiva! Ma che poi, scusami un secondo. Luzzica! Tutto questo a cosa mi è servito? Cioè, io perché ho dovuto pagare per avere... Magari era solo una trappola della serie. Paga un sacco e non ottieni nulla. Così è andata. Grazie della spatola. Mega cercatore di spatole. Credo, esatto. 75 spatole. Le spatole saranno all'incirca 100, molto probabilmente. E siamo a tre quarti dell'opera. Oi. Crepaci. E che cacchio. Ok, speriamo che l'ultimo cercatore sia qui. Ciao, Supervista! Ehi, ragazzo, se hai un attimo di tempo avrai bisogno del tuo aiuto. Dimmi! Certo, Supervista, cosa posso fare per te? Vorrei recuperare i cristalli energetici che alimentano il mio nuovo superpotere segreto. Ovvero? I robot hanno rubato quelli che tenevo di scorta e li hanno nascosti in questa caverna. Ok. Superpotere segreto! Cosa fa? Non posso dirtelo, che segreto sarebbe? Esatto. Fidati, vale la pena recuperare quei cristalli. Lo farei io stesso, ma oggi ho i calli che mi tormentano. Sono cristalli di metanfetamina, mi danno i superpoteri quando li fumo. Beh, allora non sforzare le tue super ossa. Ci penso io a ritrovare i tuoi cristalli. Grazie, ne ho bisogno, portameli in questa pipetta, per favore. Allora, intanto, esatto. Grazie. Ma... Ok, no, ci arrivo. Pensavo che l'angolazione non me lo permettesse. L'unico motivo che non me lo permette in realtà è solo la curva che fa. Ok. Quindi, primo cristallo su 6. Allora non è difficile. Ne rimangono solo 5. Ma la vera domanda è: dov'è l'esploratore disperso? Ah, ok, serve Patrick. Ah, c'è un calzino là. Credo che sia una via di ritorno. Lanciamo il tiki. Eccolo qui. Che attiva una foglia che mi fa andare dall'altra parte. Allora. Lì c'è una pedana. Questo vuol dire che molto probabilmente mi attiva quello. Guarda, già l'avevo immaginato. Dovremmo riuscire a farcela in 7 secondi. Se prendiamo per bene l'angolazione. Svolgo da controllo missione, lancio ok. Eccolo qua, facile. Prendiamo il cristallo, grazie. E ora proseguiamo. Come lo attivo questo? Ok, con Patrick. Levati, io intanto. Grazie. Questo bottone che cosa attiva? La pedana da quella parte, d'accordo. Quindi Patrick probabilmente invece aprirà il cancello. C'è il cristallo là sopra.
Preso. Ah no, questo apre il cancello. Quindi che cosa apre, Patrick? Quello lì, probabilmente. Aprirà una pedana che arriva là sopra. Prendiamo certo il tiki. Certo che ci portiamo dietro parecchia roba. E attacchiamolo alla sua presa. Ovviamente, lo sapevamo che sarebbe stato così. Però ci arrivo? Sì, ci arrivo. Ecco qua. Ok, e ora che abbiamo preso un altro cristallo, vediamo, vediamo, vediamo. Come prosegue questa zona? Io intanto vado a picchiare le meduse. Allora, lì c'è una cosa per saltare. Qui c'è un altro tiki. Ok. Ma io, per esempio, a parte che dov'è il robot? Questo qua con le nuvole. Dicevo, se faccio così, se faccio il furbo delle balle, posso prendere l'altro tiki e metterlo qua sopra? Direi che sì, è un'opzione fattibile. Ok. Fatto sta che comunque, aia, lo sapevo. Devo sbloccare da qualche parte la pedana. Iniziamo a cercarla. Forse, forse si trova qua dentro. Sembrerebbe. Zitto, di sì. Devo solo portare un altro tiki qua dentro. Allora, io intanto, esatto, mi prendo il calzino. Solo soletto. E l'altro tiki, credo che questo livello sia fatto apposta per farti spostare i due tiki da una parte all'altra. Ok, dai che ci siamo. Devo solo evitare i fulmini di Zeus. Ecco qua, dai, 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 corri. Corri prima che il fulmine ti raggiunga. Ecco qua. Tutto questo solo per dei soldi? Mi sembra un pelo strano, fatelo dire. Però mi ricorda il livello di... Ah, ecco. Il livello di... Come cacchio si chiama? Di Willy Wonka. Nella parte dove dovevamo far ritornare in salute la pianta dei... del cioccolato. Morto. Riprendiamo SpongeBob. Eccoci qua. Credo che ci siamo. Credo. Ok. Potere delle balle. Potere delle balle. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo. Ah. Ok, no, l'ho preso, l'ho preso. E cosa mi ha sbloccato? Mi ha sbloccato il percorso. Io intanto cerco di killare anche i robot. Fermo lì. Preso. Saliamo intanto e vediamo dove finiamo. Eccoci qui. Ok, ci serve Patrick. Sicuri? Sì, perché ci serve il tiki. E come cacchio lo porto fino là io il tiki? Madonna mia, che palle sto livello. È un continuo avanti e indietro per cosa poi? Ma io come ci arrivo lì, scusa? Ah beh certo, posso fare così, aspetta. Stavo dicendo, come ci arrivo io là sopra? Basta saltare lentamente nelle varie foglie. Ok, perché se cado è la fine, dobbiamo rifarci tutto. Ok, aspetta. Non ci arriverà mai lì, vero? Ok, e questo è andato. Il vero problema è che io devo metterlo anche qui. Non ci arriverò mai. Vabbè, io proseguo. Mi manca un cristallo di metanfetamina e l'ultimo. Oh, finalmente dei campeggiatori. Meno male. Allora, calmi tutti. Il cristallo è là. Qui c'è la spatola. La vera domanda è: questa testa di tiki dove cacchio la devo infilare? Ora abbiamo tre teste. Questa testa non mi ha alzato la pianta e ho paura di buttarmi in acqua perché potrei morire. E il punto è che non ho idea di come arrivare lì con il sasso. Ma vaffanculo, fino a prima non ci arrivava. Che io onestamente non sono neanche sicuro che tutto quello che stiamo facendo è giusto. Però funziona, quindi... Oh. Perché lamentarsi in fondo? Abbiamo trovato i cristalli di metanfetamina, abbiamo trovato l'ultimo dei dispersi. Dovremmo essere contenti. Oi, calmo, calmo. Ok, calmo. Perfetto. Ecco fatto. Possiamo tornare da supervista finalmente. E dobbiamo anche tornare a prendere SpongeBob per prendere l'ultimo
pezzo per aprire questa porta. Eccomi qua, Supervista. Tieni i tuoi cristalli, su. Supervista, ho trovato tutti i tuoi cristalli. Anche adesso se ha fatto tutto Patrick, però va bene. Segreto. D'accordo, stai indietro. Ecco. Minchia, che botta. Adesso hai il potere di tagliarmi i peli del naso a super velocità. Incredibile. Oh, certo, infatti. Ora devo tornare al Water Cove e rimettermi al lavoro. Tieni questa spatola d'oro e sparisci. Certo, Supervista. Per me è sempre un piacere aiutare il mio supereroe preferito. Se dovesse avere altri problemi, fammelo sapere. Certo, sicuro. Grazie e addio. Io credo di aver ragione. Credo che Supervista si sia fatto di metanfetamina. Perché visto che ha detto i peli del naso, quindi se l'è fatto nel naso. Però ovviamente il gioco non te lo può dire. Rimane tutto molto sul vago. Eccoci qua, finalmente. Mamma mia. Dai che ci siamo. Siamo alla fine di sto percorso mefitico, malvagio e crudele. Ah, cacchio. Dai. No. Ecco fatto, preso. Non c'è sensazione più grande di finire un livello fastidioso. 77 scatole. Quindi andiamone a prendere un'altra dalla signora Puffo. I rampicanti marini non è ancora finita. Vabbè, almeno è un'altra spatola. Ciao Waterman, che ci fai qui? Oh, ciao Kyle. Stavo cercando i nostri cristalli energetici scomparsi quando mi sono imbattuto in questo rampicante. Da giovane ero il più veloce in assoluto nelle discese lungo i rampicanti. Prova tempo. Provaci anche tu, è uno spasso. Batti il mio tempo record e ti darò un'altra spatola d'oro. D'accordo, capo. Accetti la sfida? Ma certo. Avrei un po' da fare con tutti quei robot, ma perché no? Sembra divertente. Certo, non voglio dire. Non cadere di sotto. No, no, tranquillo. D'accordo, 101 secondi, eh. Quindi io, come per la prova quella lì della montagna, cha-ching! Adesso mi concentro solo sul tempo. Poi se ci sono calzini, vie segrete, cagate varie, ci pensiamo dopo. Perché prima dobbiamo occuparci della spatola d'oro di Waterman. Calmo, eccoci qua, dai che secondo me ce la facciamo. Anche perché non mi sembra di vedere grandi shortcut da queste parti. Mi sembra tutto molto dritto. Ok, dai che siamo di nuovo nella zona. Eccoci qua. Credo che in questo punto ci fosse esatto altre zone in cui poter saltare, ma onestamente al primo giro ci occupiamo, come dicevo, prima del tempo. Poi vediamo i percorsi alternativi se nascondono qualcosa. Bello però i muri che ti impediscono di vedere dove cavolo andare, che penso sia fatto apposta ovviamente. Però 25 secondi, dimmi che siamo vicini, ti prego. Eccola, olè. Finalmente. Quindi 78 più quella di Waterman fanno 79. Dai, Waterman, battuto il tuo tempo. Lo ammetto, hai fatto un ottimo tempo. Lo so. Questa sfida me la sono proprio gustata. Meriti una ricompensa. Prendi questa spatola. Prendi questa spatola d'oro. Grazie, Waterman. Grazie. Ok, dai, ancora una spatola della signora Puffo e siamo ad 80. La vera domanda è, abbiamo preso tutti i calzini? No, ce ne mancano due più quello della signora Puff di spatola d'oro. Chissà dove potrei averli mancati. A logica vado a pensare che uno l'ho mancato sicuramente qua, nel percorso alternativo che in teoria abbiamo mancato. Che credo... Ok, ah, ok, questo è stato inatteso però, eccolo lì.
Ok, credo di aver appena fatto una cosa che il gioco non si aspettasse. Però ha funzionato, quindi... Oh, zitti, buoni così. Speriamo che ce ne sia un altro a fine percorso. Visto che siamo ancora su questo qua alternativo. Ne dubito, calmo. Infatti, credo di no. Peccato. Va bene, non importa. Uno l'abbiamo trovato. Un altro potrebbe essere benissimo nelle altre zone. Signora Puffo, ho trovato tutti quanti. Eccoci qua, Ale, contenta. Eccoti SpongeBob, grazie a te tutti i campeggiatori sono al sicuro. In realtà sono rimasti dove erano prima, però. Si figuri, signora Puff, qualsiasi spugna come si deve l'avrebbe fatto. Mi sono divertito a esplorare la foresta delle alghe. Non sei così male quando non guidi, SpongeBob. Grazie. Grazie ancora. Può sempre contare su di me, signora Puff. Beh. L'altro giorno ho trovato questa spatola d'oro. Perché non la tieni tu? Te la sei meritata. La ringrazio. Wow, signora Puff, ne avrò la massima cura. D'accordo. La foresta della paura. La vera domanda è: dov'è l'ultimo calzino? Secondo me il calzino era qui, nella palude che ci siamo persi. Vabbè che anche in altri livelli ancora non abbiamo preso tutti i calzini, dai. Posso sempre ritornarci.